Gabriele e Daniela che ci hanno dato l'opportunità di incontrarci, di presentarci. Grazie a voi. Grazie a Raffaele per organizzare le conferenze. E grazie a tutti voi. Allora, questa sera parleremo di varie cose, però la principale è l'alimentazione etanica. Alimentazione pranica, ci sono due parole, alimentazione, quindi come un cibo, ma non solo, alimenta, quindi come una lampada è alimentata, una macchina alimentata, che è un'energia che alimenta un corpo. Pranica, prana, è una parola che viene dal sanscrito, quindi l'induismo, che significa energia vitale, soffio vitale. Il sanscrito è particolare, perché ogni parola ha varie letture, però diciamo il senso generale è quello. Per loro è l'essenza stessa, della la base stessa strutturale di ogni cosa nell'universo. Quindi per noi occidentali abbiamo difficoltà a avere una parola adatta, la chiamiamo semplicemente energia. Quindi la traduzione è alimentazione energetica, però c'ha poco significato. Quindi per cui adesso usiamo la parola cioè alimentazione pranica. Il prana è la parola indiana, però non è solo in India che c'è questa, diciamo, connotazione. In Cina si chiama il qi, il famoso qi, il qigong, il tai chi chuan, in Giappone è il qi, è la stessa significazione, è una significazione molto molto antica. Gli indonesiani la chiamano il mana, gli egiziani il ka, quindi c'era sempre in ogni civilizzazione questa parola che esprimeva il soffio vitale, energia creatrice dell'universo. Quindi alimentazione pranica, come funziona? Funziona sempre. Non possiamo fare a meno, perché ogni cosa è in interazione, ogni atomo dell'universo è in interazione con ogni altro. Quindi funziona sempre, anche se noi non lo vogliamo, è impossibile, funziona sempre. L'alimentazione pranica è un risveglio. Chi si risveglia a questa consapevolezza di essere già alimentato da sempre, ed era sempre così, si manifesta l'alimentazione pranica, che sono quattro livelli di manifestazione. Il quarto livello è la manifestazione, diciamo, di eccellenza, dove un corpo umano non si nutre più dalla bocca né dei cibi solidi né dei cibi liquidi, ed è in perfetta salute, in perfetta armonia. Questo è il livello 4. Sono ancora pochi, però ce ne stanno, uno di cui il suo libro Only Move For è qui, e da 14 anni che è in questo stato, stato di livello 4. Poi c'è un livello sotto, un livello 3, che è uno stato in cui, uno stato ibrido, in cui il corpo umano, per vari motivi, che sono motivi di bisogno reale, di sociabilità, di come possiamo dire anche compensazione, anche compensazioni, forse anche emotive. Sì. Per una gamma di motivi che sono ognuno ha le sue, si nutre ogni tanto di cibo solido o liquido. Questo è il caso mio, il caso di Raffaele, forse vedremo dopo con Federica qui presente, che ha fatto anche un percorso, e anche se vorrei testimoniare vorrei anche dire qualcosa. Allora facciamo una conferenza quantica, nel senso che se potete intervenire quando volete, se volete fare una domanda fermate tutto. Ok, poi c'è il livello 2. Il livello 2 è qualcuno che ha fatto un'esperienza pranica. In quel caso tu sei il minimo di livello 2. E forse qui c'è gente che è di livello 2. Damiano sicuramente ha già fatto parecchia strada in quel senso. In quei giorni qua anche sto vedendo proprio la cosa, sto vedendo bene. Ecco, forse ci condividerai anche un po' la tua esperienza. Poi c'è il livello 1, che la maggior parte della gente livello 0, però voi, chi arriva a questa, diciamo, possibilità, sa che è possibile, è livello 1. Solo sapere che è possibile già apre delle porte che la coscienza comincia a espandere. Ok, questi sono i quattro livelli dell'alimentazione pranica, che non è una cosa nuova, è sempre esistita in tutte le civiltà questa forma di alimentazione. Sono sempre stati dei santi, dei santi cristiani anche, sadhu indiani, anche in Cina c'è
Qigong, che la traduzione di Qigong significa essere sostenuti senza l'assunzione di cereale. E c'è una, e quindi lo praticano tuttora, il Qigong, e diciamo la traduzione dell'alimentazione organica. Anticamente si chiamava Inedia anche, nel latino. Come arrivare? Sono tre modi in cui si può arrivare a questo. In modo più naturale, che è sempre stato, in modo spontaneo. Spontaneamente non c'è più attrazione al cibo, non ci viene più la fame, e i pasti sono saltati tranquillamente, senza pensarci, e il corpo e la salute è sempre perfetta. Giorno dopo giorno, settimane dopo settimane, dopo uno si rende conto che sta facendo questo. Quindi o la situazione intorno a lui non gli permette di continuare e viene forzato a rimangiare per credenze, abitudini, o perché è troppo piccolo forse, e quindi viene appena a mangiare e non sa di questa possibilità. Chi sa di questa possibilità subito dice: ah, allora ho risvegliato in me questa possibilità pranica. Delle spiegazioni scientifiche non ce n'è una, ce ne stanno tante di perché e come funziona. Per farvi semplicemente, è un risveglio delle nostre antennine del nostro corpo, che vanno, invece di aspettare il cibo solido che viene dalla bocca, vanno a prendere ciò che gli servono nell'atomo stesso, nell'energia che è intorno a noi. Perché noi siamo come dei pesci nell'acqua, siamo degli esseri umani nel prana, è tutto un campo energetico intorno a noi, siamo circondati, attraversati di energie in cui non abbiamo neanche il nome per definire gravità, quello che stanno studiando la fisica quantistica, meraviglie dopo meraviglie, si aprono tutto. Ok, il modo spontaneo, questo è il modo in cui si usa la consapevolezza, di io voglio fare questo percorso. Quindi si incomincia, il modo dolce, chiamato dolce, si incomincia con un passo di cambiamento di alimentazione. Da dove si parte verso un'alimentazione meno densa e meno in qualità. Quindi chi fa, si può fare una scelta vegetariana, una scelta vegana, una scelta crudista, partendo dall'essere onnivoro, per esempio. Oppure chi già è vegano può passare a un'alimentazione fruttivora. E così. Quindi si alleggerisce l'essere. Tutto l'essere ne risente. Chi già fa questo percorso sa quello che significa. C'è una riconnessione naturale con ciò che lo circonda. Una riconnessione a livello delle percezioni, a livello dell'intuizione, a livello dell'essere. È una cosa. È stato di beatitudine. È veramente. Si mette piede in un nuovo percezione di ogni cosa. È una meraviglia. Questo è il cambiamento dolce. Poi c'è gli acceleratori, che sono un po' estremi, però chi se la sente di farlo, ben venga, sono i processi. C'è il famoso processo dei 21 giorni che si fa accompagnato in gruppo, noi organizziamo questi gruppi, ce n'è uno a gennaio, ora qui vicino a Genova, centro Anita, si mette il corpo in situazione di essere di livello 4, quindi solo con l'acqua, e al giorno 21, 21 giorni con l'acqua, e al giorno 21 si stabiliscono i criteri che permettono di capire se il corpo ha fatto più un digiuno oppure è alimentato praticamente. Quindi la differenza è fondamentale, perché il digiuno ci porta a andare con le nostre piccole riserve avanti, però le nostre riserve sono limitate, quindi piano piano si perde peso, si perde energia, si va verso l'anoressia e si muore. Invece l'alimentazione pranica si verifica, il peso si stabilisce, l'energia è sempre presente e anzi arriva in abbondanza e si dorme molto molto di meno. Se uno, un corpo, un essere ha questi tre criteri al giorno 21, può proseguire. Quindi si verifica con l'evidenza dei fatti. Quindi di tutto ciò che dico, di chiunque dice, non credete. Verificate voi stessi la vericità. Durante questi 21 giorni si può fare attività senza stare a letto tutto il giorno? Assolutamente. Allora c'è chi, per chi sarà più difficile, c'è chi sarà per chi più facile. Quindi c'è chi sarà steso per 15 giorni a letto e poi un giorno si alza ed è perfetto. Per
oppure check-in sarà una passeggiata. Io parlo adesso della mia esperienza, ho fatto il mio primo processo nel 2012, guarda caso, ho fatto da solo perché non c'era l'accompagnatore, era pieno, il gruppo era pieno, quindi, però lo volevo fare, non volevo aspettare, quindi con la mia compagna dell'epoca, quindi a Fabriano, ho fatto il mio primo processo ed è stato per me una purificazione. Io ero un fumatore, ero onnivoro, quindi vivevo a Parigi, ho fatto un certo tipo di vita. Il mio primo processo ero stanco, avevo perso molto peso e dormivo molto, quindi avevo più fatto un digiuno che alimentazione pranica. Però quello che non sapevo è che avevo guarito tutti i casini che mi ero messo addosso per 40 anni, mi ero messo a posto. Dopodiché ho ripreso a mangiare, ovviamente dopo ho fatto 35 giorni quella volta, ho ripreso a mangiare per un anno, avevo perso 15 kg e ne ho ripresi 25. Quindi ero bello abbondante, di nuovo mi sono detto no, questa volta lo voglio rifare, però questa volta con un gruppo, l'ho fatto con questo signore, ho rinunciato, un gruppo di 28 persone, ed era una passeggiata. Ho stabilito i tre criteri, una passeggiata, mi sono stupito me stesso e lì ho capito, allora la prima volta mi è servita per pulire il mio corpo. Quindi, per certe persone, Damiano, sarà difficile, ma per chi ha avuto un certo tipo di vita, e per altri sarà una passeggiata perché già hanno il corpo pulito. Si sono già preparati. Preparati. Per lei è stata una passeggiata, per esempio. No? Cioè, per sì. Modo di dire. Cioè... No, no, però è stato... Ma sentivo già che apparteneva a me l'alimentazione pranica, ho avuto... una preparazione particolare prima, ho avuto i miei acceleratori perché sono in contatto con gli esseri di luce, le guide che ci circondano, quindi ho avuto proprio una preparazione particolare prima e anche cambiamento alimentare. E ho ricevuto l'informazione dell'alimentazione pranica proprio attraverso le canalizzazioni, spiegando che le persone man mano che prendevano, continuavano un percorso di presa di coscienza, di consapevolezza, iniziavano a innescare dei meccanismi particolari per arrivare a conoscere la sazietà. Si parla di sazietà dell'anima. E così mi sono iniziato, ho avuto subito questo intuito, questa sensazione di vedevo già la libertà praticamente, perché si esce fuori da tutti i fabbisogni, no? Devo lavorare per guadagnare, per andare a fare la spesa, io sono anche mamma di due bambine, e vedevo già proprio la vita diversamente, per me era proprio una liberazione da certi schemi, da certi meccanismi nei quali ci siamo tutti immersi. E allora ho iniziato ad approfondire fino ad arrivare al punto di dire ok, Raffaele adesso è su una linea, continuava a vivere lo stato emotivo, emozionale, anche se ormai osservavo, accettavo, però vivevo sempre determinati meccanismi e avevo capito che o facevo il salto o rimanevo sempre lì. E poi è arrivata l'occasione e mi sono vissuta i miei 21 giorni, per me erano fondamentali. Ci sono, come diceva Nicola, ci sono persone che arrivano spontaneamente, io invece sentivo che era la cosa giusta per me, mi dovevo andare via di casa, vivermi in gruppo e vivermi 21 giorni. A maggio l'ho fatto. E la cosa meravigliosa è che proprio nella terza settimana senti un click particolare, da lì sei un'altra, stabilità, energie, un senso di... mentre prima ero l'insicura Raffaella, lì ero una nuova Raffaella, decisa, ben piantata e con un senso di pace. L'immagine che possiamo usare, perché è difficile, le parole non sono buone per mostrare, è l'immagine del bruco che non sa di diventare farfalla, però è guidato da un intento. Quindi si mette in situazione di fare tutto ciò che gli serve per arrivare a questo, però non lo sa. Quindi tribola, cammina, tribola, magna. C'è i mostri che lo vogliono far pezzi perché non c'ha tante difese e deve trovare il posto giusto. Trovato il posto giusto, ce la farò in 20 giorni, se la chiude, fa il bozzolo,
il bozzo, se si apre lì, è il vomito dentro, non c'è una semina, niente, c'è niente. Eppure questo diventa una farfalla. La farfalla esce, stende le ali al sole, si asciugano e poi vola. Si ricorda la farfalla di essere un gruppo in una trasformazione meravigliosa. Passare da fare alimentazione pranica, fare un processo di 21 giorni, cambiare questa alimentazione, fare un passo in qualcosa che per noi, la società di oggi, ancora non cerca ancora a livello comunemente, però sta cambiando perché gente come me escono fuori in ogni paese e stanno parlando, stanno informando, e grazie al fratello internet, la persona che era sul monte, che lo faceva una volta, adesso ha fatto il sito e chiacchiera su Facebook e quindi si tramanda, perché questo è in abbondanza per tutti. Nel rispetto di tutti. Nel rispetto ecosostenibili completamente. Per la nostra civiltà oggi che vediamo i link completamente è una soluzione fantastica. Porta pace dentro, porta gioia, non hai più bisogno, perché il cibo provoca un'energia in più nel nostro corpo, come una droga che ci possiede. Noi pensiamo, siamo posseduti in realtà dal cibo, che ci possiede, è come un'energia che dobbiamo bruciare. Allora si fa sport, oppure si fa la festa, oppure si fa il lavoro, o si fa la guerra, o si fa sesso, però qualcosa devi fare. Sesso sì, va bene. Lavoro! La mia era una battuta. Ma cioè, volevo chiedere una cosa. Di solito è comune per l'uomo che mangia un giorno su, un giorno giù, un giorno su, la sua vita di alti e bassi. Esatto. Però a quanto pare abbiamo risolto quella storia qua degli alti e bassi. Abbiamo risolto perché non sei più nell'emozione, sia negativa sia positiva. Sei con la tua energia, l'energia che ti è concessa dall'universo. Dei principi no, sono felicissima. Cioè, solo saperlo, mi fa piacere. Sì, solo sapere che già che sta facendo questa esperienza, solo tu stai adesso alimentando il campo quantico. È certo. Un unico campo. È una cosa che io non esisterei senza di voi. Sai che è vero? Tutta Raffaella ha detto che ha due bambine. Come gestisci la cosa? Perché... Ma intanto loro sono liberissime di scegliere chi essere in ogni istante, nel senso che io non do orari e se vogliono mangiare mangiano e scelgono loro l'alimento. Devo dire che arriva tutto spontaneamente, naturalmente, perché mamma magari beve quando loro si siedono a tavola e mi dicono, visto che ormai iniziano a essere grandicelle da parecchio, no? Mamma, ti serve il tovagliolo? Ma no, anche no. Cos'è? Proprio nella naturalezza non si scompongono più di quel tanto, per loro è una cosa normale. Ma hanno visto in vari passaggi, abbiamo parlato anche quando cambiavo alimentazione prima di compiere il salto, ma per loro è normale, quindi non danno neanche più di tanto attenzione. Sì, cioè è stato comunque un cambiamento graduale, se ne parlava, spiegava, ci sono persone che si nutrono così. Adesso proprio perché mi sembra una cosa da single, no? Che uno fa faccio una domanda stupida, però cioè, sei lì che stai preparando la pasta al forno, per dire adesso, sì. E magari sei ti viene anche. No, non ti viene. No, più. Ti viene perché più. Se ti viene. E quindi è giusto mangiare, no, è giusto mangiare. Ah. E il bruco mangia. Quindi, però quando tu cucini per gli altri con gioia e sei sazia e lo sai che lo fai per gli altri e non lo fai per te, e non hai. Lo fai col cuore, non è mentale che ti fai una forzatura, quindi non sei in conflitto con il cibo, perché il cibo è ovunque, ma sotto moltissime forme. È particolare, visto che io cucino, perché non è che ti alimenti con i profumi, sei in toto, cioè sei il nutrimento e tutto il nutrimento, quindi a quel punto diventa anche
così piacevole cucinare per gli altri che senti questi odori e già ti nutri in quel momento di questa energia. È amore fondamentalmente. Diamogli una definizione. Noi dobbiamo usare le parole e i nomi. Vengono i piatti migliori, tra l'altro, sei ispirata perché sei connessa, difatti poi non volevo dire, hai più ispirazioni, crei piatti così dal nulla. Non assaggio, non peso, vado, è proprio così, in fluidità, con fluidità. Non c'è quella brama da dire, ecco, io non lo mangio, lo devo fare. Non è così, è totalmente differente. Non dovrebbe essere in questo modo. Sì, quella è una dieta forzata. Esatto, se non lo posso mangiare mi viene voce, sì, invece quella è una cosa... Il concetto che ti chiedono, tu non dare, se non dare al corpo ciò che chiede il corpo, e c'è un problema, vai in conflitto. Per cui l'anoressia è questo, è un conflitto che uno dovrebbe, però non lo fa per ragioni che non sono giuste, non lo sa, c'è un conflitto di... È tutto nella consapevolezza, nella coscienza. Le attività mentali che abbiamo, una delle malattie del nostro secolo è lo stress, produce la malattia solo col pensiero e ti curi anche altrettanto, con un pensiero giusto sparisce. E quindi veramente le attività mentali, per cui abbiamo fatto questa meditazione, per cui la meditazione è consigliata a pacificare l'essere, perché il nostro tran-tran quotidiano, un po' la nostra civiltà umana, ogni tanto un po' una follia organizzata. Sì. Un po' tanto, ogni tanto. Ci hanno appena scritto una poveria. Te la mando. Va bene, volentieri. Sì, prego. Mi era una domanda, cioè non ho difficoltà a credere a quello che hai detto, proprio per nulla, anche se io mangio in questo momento qua, però già mi sono un pochino ritrovato nel ragionamento che hai fatto, nel senso che io prima, qualche anno fa, mangiavo anche un po' di carne, adesso poco per volta ero vegetariano e adesso praticamente da un po' di tempo ho deciso di essere vegano e sono vegano, non ho nessuna difficoltà a mangiare. E concordo su quello che dici, perché a me è capitato moltissime volte di non mangiare assolutamente a pranzo, e io sono uno che fa molta attività fisica, ma pesante, quindi di conseguenza in teoria avrei dovuto non avere tutta quell'energia, quindi mi ritrovo quello che dici. Mi viene un pensiero, no? Siccome noi comunque abbiamo degli organi che sono preposti a mangiare, l'intestino, tutti questi organi qua che sono costruiti per questa attività qua, quando anche io raggiungesse tramite io, Jung, raggiungesse questa condizione, sì, e questi organi che in teoria sono stati preposti a, sì, non ne risentono, cioè mi viene in mente lo stomaco, tutti i gastrici, bla bla bla, certo, bla, certo. Cosa capita? Allora io dico, questa, sì, è una domanda a livello proprio, sì, benissimo, grazie per questa domanda importantissima. Prima di tutto noi gli abbiamo dato la funzione, la scienza come funziona? Funziona semplicemente, vedi una cosa e gli dà una spiegazione, a seconda di quello che vedi. Vedi che gli animali mangiano e cagano, diciamo, e anche noi mangiamo e esce. Quindi da lì si prova a capire tutto quanto dentro e si verifica un funzionamento. Quando tu vedi esseri branici del livello 4 che erano, li guardi e nello stesso modo devi fare un ragionamento uguale. Dici, ok, bene, c'è qualcosa che non torna, quindi l'animale fa questo, io lo posso fare, ma sembrerebbe che non l'animale, non sembra che non lo faccia, a parte nel regno vegetale, che con la foto simbiose, lui lo fa. Come mai questo essere umano è riuscito ad arrivare a questo? Che succede ai suoi organi? L'unica traccia scientifica che abbiamo è un indiano che si chiama Prarajani, che ci avrà 80 anni adesso. Lui è sceso giù dalle montagne, è un yogi, un sadhu, è sceso giù all'ospedale, ha dato il suo corpo, io non mangio da 70 anni, guardatemi dentro che così almeno imparate qualcosa, impariamo tutti quanti qualcosa con il vostro linguaggio scientifico. L'hanno visitato per 10 giorni, una cosa è stata chiara, che dentro i suoi organi sono come un 25enne, quindi sono perfetti, non si sono invecchiati, non si sono atrofizzati, e sono funzionanti. Da lì si trae una semplice conclusione, che noi abbiamo dato un nome, un significato a qualcosa che in realtà potrebbe essere ma non è. Quindi cosa è? Io vi do una spiegazione mia, è invece di organi digestivi sono organi vitali,
quindi, e poi si verifica, io sono stato fino a 20-30 kg in più, ho visto il mio apparato digerente e intestini completamente trasformati, no? Ma va bene, non è così, è una violenza che ci imponiamo col cibo, è una vera violenza, e lo verifichi quando pacifichi l'essere, mentre pacifichi questi organi, ti riconnetti naturalmente con l'universo, sei in pace. Ma è una gioia, quando funziona tutto bene, è una gioia. Quando rimetti il cibo e verifichi questa esperienza, è come dire, sei sano e incominci a bere il bicchiere di vodka. Cioè, l'alcol non puoi fare almeno, è entrato dentro di te, e ti scombussa tutto il corpo. È la stessa cosa col cibo. Noi non ce ne rendiamo conto, perché a parte i geni nostri che sono tramandati da generazioni, siamo anche questo, c'è la memoria genetica che ci fa andare a mangiare in automatico, ma siamo da quando siamo piccoli nati, non ci ricordiamo neanche. Cibo, 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 il nostro corpo è invasato di cibo. Quello che succede con l'alimentazione pratica è che tutto quanto riprende il suo giusto misura, il suo giusto posto. Non si atrofizza niente, non si invecchia niente. Il brahma, tutto quanto funziona, fluisce dentro, è un'energia, tutto quanto. Si sembra di essere vuoto, ma non sei vuoto, sei pieno in realtà. Anche l'acqua? E l'acqua. Quindi al quarto livello anche l'acqua non serve. Il vinto che troviamo è 9 anni che non beve e non mangia, non fa pipì. E questo signore Prala Gianni non faceva pipì. Perché tu non bevi, non prendi. Quindi lui ha verificato la vescica che si gonfiava leggermente e poi recuperava, si gonfiava. Quindi è tutto il corpo che respira. Respiriamo perché? No, perché è tutto il corpo che respira. Non solo quello fisico, cioè abbiamo, poi ne parlo, io leggo l'aula, seguito un corso, quindi adesso quello che mi interessa è vedere le trasformazioni che avvengono. Avendo vissuto il percorso dei 21 giorni, avendo notato come io sono cambiata personalmente, e già quello per me era un punto interrogativo, e poi io l'ho vissuto a maggio, a luglio ho iniziato a vedere il mio campo energetico, e da lì ho iniziato a avere informazioni anche dagli esseri di luce, e è proprio uno scambio che c'è tra l'essere, tra noi e il tutto, quindi anche il campo energetico che noi mettiamo, che viene chiamato aura, che ha vari strati, è in perenne comunicazione anche col prana, no? Che ci circonda, quindi anche attraverso questi campi sottili, questi strati sottili del nostro campo energetico, noi già riceviamo un nutrimento, non ce ne rendiamo conto. Così esternamente e così interiormente, è un continuo scambio in tutto l'essere. Quello che ho notato è che si attivava proprio quello che viene chiamato toroide, un flusso, un vortice di energia potente durante il quale il prana esce dal primo centro di energia, abbiamo i chakra, che sono dei centri importantissimi energetici. Dal primo centro esce questo flusso di energia bianca per poi risalire e rientrare nel settimo. E io me l'ero visto proprio chiaramente, l'ho condiviso e proprio lì mi aveva detto: allora tu adesso puoi iniziare a nutrirti del tuo campo aurico. Quindi già quello è un'autosussistenza, un autonutrimento. Dopo il processo ho iniziato a vedere gli organi interni, perché anch'io certe domande me le ponevo, no? Mi è iniziato a essere facile entrare nel mio corpo con la parte... È speciale, no? E vedevo l'intestino, e mi chiedevo, i villi intestinali, allora cosa servono? L'appendice a cosa serve? E a quel punto lì informazioni ti giungono, che sono tutte delle piccole antenne, più o meno grandi, che captano prana che scorre nell'intestino e già distribuiscono questa informazione a tutto il corpo, anche l'appendice che è rivolta verso il basso, c'è uno scambio tra il corpo della persona e i campi che arrivano, il campo energetico, le informazioni che arrivano magari dalla terra. Siamo un'antenna
ricce trasmittenti, in continua, perenne comunicazione. Ecco che un intestino intasato da tantissimo tempo ha delle croste e questi villi intestinali sono ben attaccati e velati. Non possono funzionare bene. Eh no, decisamente no. Ho iniziato a vedere anche attivazioni importanti perché si innescavano nel corpo di luce che noi emettiamo, vedevo dei dischi ed erano proprio degli amplificatori dell'essere che normalmente io non vedevo, come le casse di uno stereo, e le guide mi iniziavano a spiegare che noi iniziamo ad attivare un corpo di luce nuovo che loro definiscono motore, generatore, consumatore, perché noi generiamo e consumiamo automaticamente. Se avete domande anche su questi temi, chiedetemi, perché magari uso dei termini che sono nuovi. Qualche domanda ce l'ho ancora. Una cosa fantastica, sicuramente la approfondirò, però mi viene in mente questo. Cioè, per fare un percorso di questo tipo qua, no? Si presuppone che la persona debba entrare in uno stato meditativo particolare o, faccio un esempio personale, io la meditazione faccio fatica a farla, no? O meglio, penso di fare fatica a farla, magari non è così. Però una persona più normale, che però capisca questo concetto qua e lo sposi intellettivamente, dice dai, voglio provare, no? Ma vero. Ok, allora parlo con te. Lei è accompagnata di per sé dalla coscienza quantica, diciamo, okay. Di essere di luce. Io penso di non averlo con la compagna lì, quindi. Ok, cioè diciamo così, io voglio provare, no? Sì, sì. Adesso ho smesso di mangiare carne, poi ho smesso di mangiare il formaggio, i latticini, i derivati, uova, quant'altro. La mia idea sarebbe, cioè, prima di venire qua, pensavo, adesso mi voglio orientare alla frutta, visto che facendo questi passaggi qua l'energia che arriva non mi diminuiva, io non, cioè, sono dimagrito un po' di più la prima volta, infatti all'inizio chi era intorno a me, anche mia figlia, si era un po' preoccupata, non so se tu, ma in piatti dopo guarda. Circa ho perso 8 kg, 9 forse così, ma non ho perso nessuna energia, io mi sono accorto che stavo benissimo. E quindi ho capito che si poteva fare, non avevo nessuna informazione di questo, se non a livello così di lettura, ma yogi, gente che non mi apparteneva. Così. Quindi, per esempio, se io procedessi in questa strada qua, sì, potrebbe darsi che mi succeda quella sì, cosa che dici tu. Naturalmente, senza che tu spinga, ci vai, fai le tue esperienze, inserendo delle giornate, ma non di digiuno, di alimentazione pranica, cambia tutto nell'intento. Perché lo fai, come lo fai, a quale scopo e quale intenzione. Invece di mettere un giorno di digiuno perché te l'ha detto il dottore, no, tu dici, ah, io voglio la libertà assoluta, voglio riconnettermi con, io lo chiamo lo Spirito Santo, si chiama Wakatanka, gli indiani, i buddhisti lo chiamano il grande spirito. Ti riconnetti con l'intuito dell'universo e vieni, è un amore infinito, era sempre lì, solo che lo riscopri. Finché vai avanti, stai bene, vai avanti. Dopo, quando vedi che l'energia ti manca, c'è i giramenti di testa, sei in pericolo, mangi qualcosa. Oppure ti fai un processo, e lì è diverso. Un processo con qualcuno come me, accompagnato, e lì ti fai, come Federica potrà testimoniare, ci stanno dei momenti duri, dei momenti in cui se non c'è nessuno con cui puoi condividere questo, ti fermi, c'è paura e ti rimetti a mangiare, quello che accade di solito. Questi piccoli passaggi accompagnati da qualcuno che sa e te li spiega, ti mette in situazione che vuoi affrontare e andare oltre. Andando oltre è come accendere, è come vedere al buio nella stanza al buio. Qualcuno che ti spiega quello che c'è nella stanza che tu cerchi di entrarci. Però lei abbiamo fatto a distanza. Dov'è già? A Malta. A Malta. Puoi dire due parole su questo? Sì, io ero andata a studiare inglese, quindi questo percorso è avvenuto, diciamo che i tasselli si sono per qualche motivo uniti e quindi ho deciso di
stava Malta durante il mio corso in inglese, quindi al mattino studiavo e corrispondevo con lui, e quindi è stato un percorso per me personalmente durissimo, nel senso i primi giorni no, cioè i primi sei giorni no, e lui mi diceva 21 giorni sono lunghi, calma, e poi la tempesta arriverà, è arrivata la tempesta, ed è... per me è stato duro perché forse avevo bisogno di imparare ad abbandonarmi soprattutto mentalmente, è stata innanzitutto una lezione di umiltà, di lasciare andare la mente, perché io pensavo, le ho già vissute tante, quindi in qualunque situazione la mente riesce... L'ego, un tantino di ego proprio. E quindi grazie a Nicolas, infatti eternamente grata, perché mi ha proprio l'ego, il mio ego non lo considerava e mi riportava ogni volta sulla centratura, e quindi le mie paure, i dubbi, riusciva all'istante a darmi equilibrio. Io avevo, e penso che il mio percorso sia quello che avevo bisogno io era di imparare a non sentirmi sola, anche quando ero sola, quindi di abbandonarmi. E questa è stata la mia lezione, per cui ho detto dopo, anche se indipendentemente dai criteri se li avrò o meno, ho pensato questo era quello che dovevo sperimentare. Ma poi li hai avuti? E poi li ho avuti. Non ci credeva, cioè quando tu arrivi al 21esimo giorno dici cavolo, sono stato 21 giorni nell'acqua e mo ce li avrò questi criteri lanci e li avuti, non ci credeva, è una notizia fantastica. Ma e quindi adesso continui? E adesso sono in ascolto, sì ovviamente. Cioè, sì, mangiare. Sì, perché tu stai. No, io mangio. Anche perché. Sì, allora, sì, vabbè. E inizialmente quando alla fine del giorno ho capito che il cibo era importante come condivisione, okay. E quindi a quello non avrei rinunciato, okay. E quindi era anche il mio compleanno, quindi dove c'era un invito io seguivo benissimo, okay. E poi ho sentito dentro di me basta condivisione, stessa cosa è successa a me, ed è terribile perché tu pensi giusto perché il cibo è bello condividere, però senti un'altra dentro di te che ti dice basta condividere, perché dopo il processo c'è una continuazione, ritorni a una vita comune, societaria, familiare, e ho avuto gli stessi input, allora avendo figli, quindi questa vita di socializzazione molto attiva, ho detto vabbè, allora io mi lascio guidare un po' dalla vita esterna e quando ci sono degli inviti li partecipo, dopo un po' iniziavano a essermi pesanti. I inviti sono infiniti, cioè, sono ovunque e sempre, quindi in realtà come quando sei vegetariano, ma qualche volta mangio quando c'è, alla fine io faccio tutti all'inizio, poi a un certo punto mi sono accorto, poi in Italia il cibo è la cosa. Quindi scusa per capire, io fine sono mangi. Quindi adesso io sono un mese finito, sì, e quindi no, ogni giorno è diverso dall'altro. Esatto. Questi giorni fa mi è arrivato un pensiero che non era un mio pensiero, basta cibo solido. Cioè io ogni tanto sperimento, io non ho più avuto voglia, quindi l'unica volta quando avevo una voglia di riempirmi il riso, perché ero anche spento il frigo, quindi il riso che faccio cuocere per i miei uccellini, allora lo assaggio, e basta cibo solido, quindi se proprio puoi sentire il gusto, liquido, zuppe, e adesso dico ah ok, poi ogni tanto basta acqua, cioè iniziano a essere bombardata di cose di questo genere, sto sperimentando, infatti sono qua, esatto, anche per parlare con Nicola. Sì, dopo ci vediamo perché non ci siamo, diciamo, visti e comunicati da un mese, quindi adesso il post processo è sempre processo, quindi è una riscoperta, perché è una rivoluzione. Hai risanato il corpo e riparti come un bambino, sì. E dici ma questo ha un nuovo gusto, ma questo è un nuovo gusto, questo è un nuovo effetto, un nuovo gusto, ma perché sto mangiando? E siccome c'è lo stato di chiaramente, perché abbiamo pulito tutto, si prende consapevolezza di tutta la meccanica, sì, a livello di emozionale, a livello di pensiero, a livello di abitudine che ci portano a mangiare, che non sono più, sì. Il sonno è sballatissimo, io vado a dormire alle 4, io andavo sempre a dormire alle 10 e mezza, dovevo dormire alle 9
tre ore, adesso alle 4, oppure viceversa mi sveglio alle 3 del mattino, e tutto adesso sono molto sballata, molto molto sballata. Poi all'inizio voglio masticare, quindi chewing gum, esatto. Cosa che io assolutamente non è consigliare chewing gum. Cioè dovevo proprio invece quello fa ripartire il mangiare, ci sono delle memorie, le memorie istintive animali. Ci abbiamo una parte, ci sono due teorie, la teoria della creazione e la teoria di Darwin. La teoria della creazione la conosciamo tutti, no? Nel giardino di Eden, Adamo e Eva, invece non hanno mangiato la mela, hanno masticato, quindi si sono introdotti in loro un corpo strano. E l'inizio fu lì, perché dopo il Signore dice, ah, allora adesso avete assaggiato la seggiovetta della morte. Cioè la conoscenza, sì. L'albero della vita, sì, la conoscenza, e li ha cacciati via e ha detto andate a imparare a mangiare sulla terra, gli era dice le cose di là, imparare da 900, da 900 anni Adamo, piano piano una degenerazione dell'essere umano, quello che era fino a noi 120. Questa è la teoria della creazione. La teoria di Darwin è un'evoluzione, veniamo dal pesce, benissimo, siamo questo oggi, si può mangiare, ma anche no, scelta ibrida, però evoluzione, nel senso salto di evoluzione, diciamo che abbiamo questa possibilità, e non si spiega come e quando, e si spiegherà a breve, perché più ce ne stanno, più la gente si metterà a studiare e a capire e a vedere come funziona, più è facile per tutti. È più facile, e allora si innescherà un meccanismo particolare, effetto domino. Probabilmente inizieranno ad esserci molti più casi che spontanei, esatto. Ma un po' anche tipo la lettura dell'aula, man mano che andiamo avanti più gente avrà queste capacità, come il Chani, di canalizzare gli esseri di luce. Infatti iniziano ad esserci parecchie persone, succede a me, sto iniziando a tenere corsi di Chani perché c'è questa richiesta dalle persone. È un po' come l'alimentazione pranica, se sei seguito da uno che è pranico, allora va bene, stessa cosa nel bruciante. Perché siamo già tutti pranici al massimo livello, solo che bisogna riattivare quella possibilità. E come lei, delle antenne in contatto, però tutto sballato, lei invece è tutto aperto. Sì, siamo in una fase di particolare cambiamento, di fermento. E posso chiedere? Certo. Io te lo leggo su un'altra chiave, io utilizzo un'altra tecnica, ma tanto è sempre lo stesso discorso. Però tutto quello che invece è la memoria, che l'hai detto prima, memoria cellulare, memoria storica, memoria genetica, quello che è, no? Perché ovviamente cosa succede? Noi arriviamo da generazioni passate dove, al contrario, l'abbondanza era essere grassi. Perché? Dovevi vederlo. Tutto quello, come fai a far immagazzinare attraverso l'energia, cioè in qualche modo a farlo uscire, cioè nel senso, cioè, le memorie come fanno, sì, esatto, uscire, cioè, si sciolgono. Difatti è durante il processo che avviene questa, le sciolgono, perché discorso. Quello è il discorso che dicevate all'inizio, che una persona diventa digiuna, in realtà digiuna, perché sono delle cristallizzazioni, sì, fisiche. Memorie, effetti, azione, tutto quanto si cristallizza, emozioni si cristallizzano in noi e vanno avanti per conto loro. È un'intelligenza in noi che ogni tanto si accende, e quelli lì si sciolgono, le forme pensieri si sciolgono. Infatti, tu incominci a vibrare con l'energia, incominci a vibrare a un livello in cui quelli lì non esistono più, è come le malattie, non esiste più. A un certo livello di vibrazione non ti può toccare. Magari lo trovo più difficile che c'ha delle regole che sono quelle, sì, sì, ma anche perché, però, cioè, però le smonti comunque, le smonti tutte. Chiaro. E Orimo Fork è un sciamano, lui dissolve le forme pensieri, proprio lui muore giù nessuno e va a lavorare sulle memorie cellulari, che sarebbe la traccia che fa, perché non è solo pulire, bisogna andare in profondità, perché sennò tornano come una recidiva anche nelle malattie. Ogni tanto si cura la malattia e poi torna ancora più forte, perché non si è lavorato in profondità. E quindi la vibrazione stessa naturale, non c'è niente di mistico, o è tutto mistico o niente mistico.
però io, è semplice, l'atomo nostro, siamo fatti di miliardi di atomi in ogni cellula e di miliardi di cellula intorno a noi, tutto atomi, siamo, la nostra vibrazione, secondo di come mangiamo, vibra a una velocità, avete visto un atomo, quello che c'è dentro noi, il centro, il nucleo, l'elettrone che gira nel sistema per conto suo, quello lì se vibra come deve, come il motore funziona perfettamente, è una connessione che non è più niente ti può toccare, non c'è più paura, l'emozione non c'è più, sei stabile, sei nel giusto, fai la cosa giusta, ti arrivano le cose. A me mi ha arrivato un'energia infinita, e mi sono sanato e organizzo tantissime cose, non c'erano mai avuto e non potevo immaginare una vita così, è veramente miracoloso. Ma scusa, ma anche con i lavori pesanti, anche se ti capita di sì, fare. Allora ho spinto, io sono andato negli estremi anche per quello che ho fatto, quindi ogni tanto, a secondo dell'attività fisica che faccio, dell'attività mentale, un tributo in materia devo dare, dopo, in pratica. Quindi vedo il mio peso che cala secondo quello che faccio. Quindi se faccio delle attività fisiche che magari me le sono imposte io, però per un motivo che non è quello giusto, allora c'è qualcosa che va in conflitto. Tipo, se mi obbligano a fare la piramide come un egiziano, come un lavoratore schiavo, sono guai. Perché scendi, non lo vuole fare, se diventi uno schiavo. Però in realtà se non scendi e collabori con la gioia, allora funziona bene, cambia tutto. Praticamente fai quello che ti senti di fare. Esatto, ma devi capire quello che è giusto, e quello che sei veramente te, e quello che non è un condizionamento dell'abitudine passata del vecchio Nicolas. C'è in ballo anche la tua autodeterminazione, il buon senso. Sì, è tutto in ballo, è tutto uno, ed è un viaggio meraviglioso perché ti rendi conto che sei piccolo piccolo, però ti rendi conto che vai avanti finalmente in un paese nuovo e che stai sempre meglio e metti finalmente la felicità come priorità. E non c'è più soldi, materia, non c'è più questa vibrazione materiale, basta. Cioè io vivo in una yurta, ho scelto di vivere in questo modo dopo aver vissuto, diciamo, in città e fatto questa scelta anche quando ho sofferto nel mio corpo del peso, anche ho fatto sport, ho visto il peso, quello che faceva il corpo. Quindi io quando ho avuto questa informazione l'ho provata, ha funzionato a quel livello lì, io sono a livello 3, quindi io sono sempre stato in un corso ogni tanto, ma può essere una volta a settimana, una volta al mese, due volte a settimana. Dipende da quello che sto facendo, dipende da chi sto, quali stagioni è. E adesso sto vedendo il mio corpo che sempre si aiuta sempre di più. E quindi devo fare delle scelte nuove ogni giorno. E ogni giorno, se non c'è, il cui ora diventa, il giorno presente diventa l'unica realtà, tutto il resto. Però vedo nell'evidenza dei fatti che devo mangiare sempre di meno, perché se no mi ingrasso sempre di più. Appena mangio un po' è diventato tutto un lieto. Mentre prima di vivermi, vabbè, via 21 giorni, ho avuto un rapidissimo cambiamento alimentare, passando dal vegetarismo al veganesimo. Il veganesimo sarà durato 15 giorni, sono andata subito sul buddismo. Ora, che sono in un altro stato completamente differente, ho notato che se io inizio a mangiare, e proprio l'ho voluto sperimentare su di me, si può trattare dell'alimento che vibra più basso a quello che vibra un pochino più elevato, che sia anche della semplice verdura, entro in uno stato completamente differente dallo stato pranico nella stessa misura. Perché un conto è essere l'autonutrimento, un altro conto se tu prendi dall'esterno. Di connessione con te e con tutto anche. Esatto, perché quando mi sento parlare sento questo, no? Sento presente la voce, sì. Non so, ma io parlo di me, no? Man mano le sovrastrutture si tolgono. Esatto, che adesso è l'alimentazione. Sei molto, sì. Si copre le altre cose per non essere presente. Sei molto, sei sempre più contatto anche col mentale, il mentale diventa un tuo strumento, non sei in balia della mente come l'abbiamo sempre nutrita,
E anche questa è stata una bella sensazione, perché mi sono resa conto di come io prima nutrivo il mentale e manifestavo quello che io proponevo al mio essere, non me ne rendevo conto. Invece adesso, ripeto, il mentale è pulito ed è un servizio. Obiettivi chiari che sono già nel presente, e gli intoppi sono solo delle illusioni. La spiegazione meccanica è che il cibo ingerito ha l'effetto di una droga. Sì. Quindi sballando i corpi, mettendo in digestione e tutto quanto funziona in un altro modo, diventa un'altra realtà completamente. Sì. E sei fuori dal tuo equilibrio. Sì. E quindi entri nell'emozione. Sì. Io dopo aver mangiato, il giorno dopo, mi sorprendo a forse arrabbiarmi quando non avevo smesso. Gli attacchi di più. È come un collante il cibo, che fa effetto da collante. Yeah. Non so se il cibo o la merda in pratica, che sì. La merda chiama la merda. Sì. Ti ritrovi. La merda tira merda. Quando si vuole qui, tranquillo, pacifico. Quando più non vuoi, non mi vuoi. Posso dire una cosa che questo che manifestate voi, almeno a me mi attira tantissimo, però allo stesso tempo mi viene una paura. Certo, perché dentro c'è tante cose che sono abituali in un altro esatto, modo. Esatto, magari sono le mie memorie o schemi. Una voglia di farlo e una paura vera. Quando sei stanco sì. Di vivere la paura. Quando hai la maturazione il gruppo, che non vuoi più essere gruppo, esatto. Lo trovo al posto. Sì. Infatti volevo chiederti, ma quanto costa fare 21 giorni? Dove si fa? Quando? Cioè, soprattutto. Il prossimo è a gennaio, al centro Anidra, a Genova, sul biglietto da visita, c'è Nicola Striga, sta anche a Genova. C'è prana21.com, questo è il sito dove mettiamo i gruppi. Il non posto... città, no. Ci stai già facendo delle città. No, il posto potrei è in mezzo alla natura, caro. Meno male. Il primo prezzo è 600 euro per le 3 settimane, compreso alloggio, accompagnamento e tutto quanto, in camere condivise. Quindi noi teniamo a tenere i prezzi bassi per poter fare una cosa, non è scopo di loop. L'associazione è Cocore, un'associazione sociale, e quindi proviamo di fare un prezzo che è possibile per tutti, a parte che tutti quanti lo possono fare anche senza il processo dei 20 giorni, però per l'alloggio e tutto quanto ho bisogno di aiuto. Cioè, ecco, e si parte in gruppo a gennaio, poi ce n'è un altro a maggio, io vado in Francia a luglio, adesso in Inghilterra, anche perché io parlo di questo gruppo e lo vado a fare in Inghilterra e forse anche. Comunque sta accadendo in tutto il mondo, gente come me che mi propone di fare processi anche, o di accompagnare. Oppure ci stanno i libri, ecco, i libri in questo modo, che comunque possono aiutare molto. Il processo è semplice, sono 3 fasi, 3 settimane. La prima fase è il corpo fisico, quindi può assomigliare un po' al digiuno in quel momento, perché il corpo fisico si depura, cioè abbiamo un sacco di escrementi, gli escrementi qua, e da 1 a 10 kg dipende dal corpo, che devono comunque sciogliersi. Abbiamo delle tossine, quindi arrivano tutti i sintomi che possono accadere durante il digiuno, però non lo facciamo come il digiuno, quindi è tutto più semplice, diventa tutto meglio. Passato questa fase fisica arriva la fase emozionale, perché tolto tutto questo strato, alleggerito l'essere, arriviamo all'emozione, a questa celebra cristallizzazione di quello che abbiamo fatto, il souvenir dell'infanzia, e si va a avere tornano le emozioni, tutto ciò che abbiamo nascosto quasi in pratica. E quindi questo bisogna fare i conti, questa è forse la fase un po' più difficile, perché ecco, non è facile. Passate queste 2 fasi, ci arriva la terza, che è una specie di chiedudine, e che sono in pace, che sono tranquillo, che ritornano le forze in quel momento. All'inizio può essere messo in ginocchio, perché c'è quel cambiamento di energia, bisogna togliere, fare capire alle cellule, al corpo, che devono alimentarsi di prana, del prana dell'universo, dell'amore, dello Spirito Santo, e non più del cibo che... Quindi questa è anche una credenza, ma è una credenza impronta nelle cellule. Quindi bisogna avere comunque una grande...
cioè chi incomincia a fare questo percorso deve essere un canto nel cuore, non può essere una cosa mentale. Mm-hmm. Abbiamo avuto quest'ultimo processo un giornalista di Rai 2 che ha insistito per fare il processo. Vieni. Per lavoro. E poi è andato via. Il cambiamento è così forte, così drastico, che fa paura. È un cambiamento totale. Quindi se tu non accetti il processo ti manda via. Non è lo scopo. No, era stato. Non è lo scopo giusto, era mentale. Un articolo, lui mi ha convinto. Ah, ma io ti conosco le cacce che ha fatto lei, che ha fatto lei. Va bene, vieni, perché se no, se ti dico di no, diventa peggio, no? Creo la resistenza. È stato bellissimo perché io ho fatto l'esperimento con quest'ultimo gruppo, proprio di leggere, fare l'aura a tutti all'inizio, i primi due giorni, e poi alla fine dei 29 giorni, no? E mi ricordo che c'era questo ragazzo qua nei primi giorni, quindi ho letto l'aura a lui e allora mi ha detto, senti Raffaella, sei l'unica che sa tutto di me. Ma io non so se riesco a fare 21 giorni, gli ho detto, dai, non l'avevo già capito. fai te. E, un po' la lettura dell'aura, così, non vi sono segreti, è un po' come, è più di una carta d'identità, perché poi è sempre un movimento, mentre la carta d'identità è un foglietto che mi fermo per tot anni, no? E, all'inizio faceva resistenza, sei tutto di me, ma mi sa che tanto io in 21 giorni non so se riesco a farli. E abbracciare interamente un'altra realtà? Deve essere un tuo sentire profondo, non per altri scopi. Poi va bene, ci sta tutto, ma intanto sei vissuto quei 5-6 giorni. Sì, già è fantastico, un passo magnifico, coraggioso. Sì. Già 5 giorni, anche se lui ha fatto più di giù di un teatro, e ti avrebbero... hanno mandato lui, era bello così. Ho detto un altro ventesimo giorno per vedere che era l'anno prossimo torna, vedrai, fa di nuovo l'esperimento. Cioè, l'esperienza è l'unica conoscenza. Cioè, se uno non si brucia con la fiamma, non sa che lo sa mentalmente, però non lo sa realmente. Quindi qui vogliamo verità, e la verità è l'esperienza, che ognuno fa, e ognuno la vede al modo suo. Uno è diverso, uno. Quindi dovete fare le vostre esperienze per questo. Noi facciamo da testimoni e testimoniamo quello che abbiamo vissuto nell'esperienza diretta. Io parlo anche degli altri, restiniani, vi parlo un attimo del festival che abbiamo fatto quest'anno a Fabriano, nelle zone mie in pratica. E restiniani di tutto il mondo sono venuti a parlare, a fare conferenze, quindi è stato un concentrato di 5 giorni informazioni, Damiano c'era, e quindi c'è il sito, sul sito bretarianworld.com che sta dietro, e a doppia faccia, non so quello di Raffaele, non c'è l'altro, che già avete il mio, Nicolas, c'avete da un lato prana21.com per i gruppi, e dietro c'avete bretarianworld.com che è il festival, e il sito è in tre lingue, francese, italiano e inglese, il prossimo festival 2017 si svolgerà lì in Italia, quindi è una cosa mondiale perché vengono a parlare sia di ASCAP sia personalmente, quindi è un'immersione totale, perché venire a fare campeggio è molto... Quindi qui ci stanno Morin Fore a livello 4, adesso li vedo vedere, Gabriel Francesi a livello 3, Elton di Ohio, USA livello 4, Erika livello 3 del Belgio, Gallina russa livello 4, 8 anni, Nicolas. Sabine livello 3 di Roma, lei fa yoga, è bravissima, e qui hanno tedesco, Dima, giovane, 32 anni, russo, lui adesso è 4 anni, viene un bicchiere al giorno, Vittor 8 anni dell'Ecuador, saranno già anche cose, 8 anni senza acqua, adesso è fantastico, lui è Jasmine, la famosa, che ha parlato via Skype, livello 3, Oberon del Brasile, livello 2, adesso lui ha fatto molti. Alcuni hanno fatto un'esperienza a livello 3 e livello 4, poi sono arrivati alla 5, che è un percorso di libertà, quindi ognuno si fa la sua esperienza. E questa è Jasmine della Spagna, Ray Mayer Israel,
Akai e Galina, che hanno anche avuto un figlio, lei ha avuto un figlio, ha fatto 5 pasti in 9 mesi e ha fatto un po' di cibo liquido, però è stato. E c'era un secondo che arriva. E quindi lei è. Lei fa Qigong, fa Bigu, fa Qigong e Bigu, lei è cinese, è della scuola di Tianjin a Berlino, tedesca, però cinese. E lui è austriaco, ha fatto un film, un famoso film che si chiama Vivere in Luce, Living of Light, molto famoso, che è passato nel cinema, che è disponibile anche. Ecco, tutti quanti hanno parlato e ci stanno altri e tornano di nuovo. Quindi c'è tutto questo mondo che ecco, che io porto in Italia perché è bello, così ci facciamo un bel bagno tutti quanti. Ma sono informazioni che anch'io ne ho bisogno, tutti quanti ne ho bisogno. Per capire meglio come funziona il tutto, no? Sì. In che senso? Cioè nel senso che senti il bisogno per un processo di libertà, perché in modo libero senti bisogno di tornare al cibo, se non capisco, sì. Perché se sei arrivato a un certo punto e ti nutri del prana, no? E forse non sono arrivati a livello 4. Ah. Io penso, ognuno un suo può arrivare a un livello, no? Io sto facendo questo percorso di livello 3, vedo che ogni tanto il mio corpo. Qui c'è un livello animale. Mi piace, cioè no. Difatti anche la gente dice per piacere. Sì, per condivisione. Forse non ho ancora tutte le necessità perché ancora devo maturare alcune cose, devo pulire alcune cose di me. Io non lo so, però mi lascio dire, non voglio sforzare niente perché so che sono stato un fumatore di sigarette. Ed era una strada assurda per smettere di fumare. Io lo sapevo che non ero un fumatore vero, ero sempre uno sportivo. Però è stata una lotta con me stesso per smettere, perché in realtà era una lotta. Quando ho smesso di lottare, ho smesso di fumare. Quindi non voglio combatterci contro il cibo. Vedo quello che sta succedendo in me adesso e ringrazio tanto, perché meglio di così io non posso essere. Ho sistemato i denti, non mi lavo più i denti, dottore non lo vedo più, avevo le gengive che si staccavano, si rincollavano tutto, il tatto non c'è più, avevo dei dolori nella schiena, i lombari, non dormivo più, bene, adesso dormo come un bambino, gli acciacchi delle arti marziali, dello sport che ho fatto, adesso ho i muscoli morbidi, ho tutta morbidezza che si innesca nel mio essere che mi dà un. Ecco, io sono contento così, domani non lo so quello che accadrà. Sì. Programmare, progettare, però dal livello 4 invece non conosco nessuno che dal livello 4 è tornato in piedi, ancora, non conosco, dal livello 3 a livello 2 sì. E livello 2 come sarebbe già ricordato? Livello 2 è qualcuno che ha fatto 20 giorni, perfetto, ha i 3 criteri alla fine, c'ha tutto quanto le caratteristiche del corpo cranico, però c'ha la famiglia è abituata a mangiare, tornare nel suo paese e ritorna a mangiare. Ha fatto un'esperienza bellissima e chissà, dopo un giorno forse, se le condizioni lui può subito riconnettersi al prana, dal giorno alla domani, perché già se tu accendi una volta questa possibilità e lo sai, lo verifichi in te, lo puoi riaccendere quando vuoi. Questo è così che dicono, diciamo. Magari c'è una detox da rifare, però. Leggermente, però. Sa che è possibile, quindi tu magari ti piace tanto stare e mangiare, e quindi c'è un francese che conosco, un giovane, che è stato pranico per 2 anni, è andato a fare studi a Parigi, e quando l'ho ricontattato mi ha detto, senti, Nico, io sono tornato a mangiare per sociabilità, perché qui se non mangi non fa niente, cioè non c'è vita sociale, ed era a Parigi, e ho capito, c'è 22 anni, e faceva arte marziale, difficile, e Mangiare e conviare, sì. Uno non si rende conto del danno, non sente il danno, quindi se lo vive così. Sì. Più per gli altri a volte che per te, perché sono gli altri che sono a disagio, sì. È quello che io ho praticato. Sì, magari vieni a casa mia, tipo ne so, ma se tu mangi non va bene. Poi devi spiegare. Anche lì però è un mistero, perché tipo Henri lui racconta che comunque lì Henri lui c'ha la necessità dietro, lui ha fatto anche fino a 130 kg, era in banca, ha fatto un certo tipo di vita, mangiava molto, quando lui è
rievochiamo una volta hai sentito il suo cuore che stava per avere un infarto, quando ti arrivano queste sensazioni di morte subito, ti viene la paura e lui incomincia il cambiamento subito. Ha avuto un'informazione e lui non è mai tornato indietro, perché lui ha la conoscenza della necessità. È arrivato un momento in cui non c'ha bisogno di fare esperienze, sa che è possibile, come qualcuno che magari c'ha un tumore e dice ok, adesso faccio, perché intanto e tra l'altro racconta che se ha degli inviti con amici o parenti, lui magari beve qualcosa e ordina un piatto che piace agli altri, lo offre agli altri, quindi è tutto sostenibile se gli altri si preoccupano. Arrivi a un punto che dici preoccupatevi, io vado avanti per andare quello. Convivialità fino a un certo punto, se può diventare anche un po' una schiavitù il fatto di dire faccio qualcosa sempre per far star bene gli altri, ma poi però io mi faccio dei danni, che fra l'altro è una di quelle cose che anzi forse se gli altri magari in quel momento toccano con mano una realtà differente, forse perché la puoi sentire, esatto, voglio dire, se uno è una persona è tanto forte, dici non mangia, se io non sono uscito fuori dal trip in cui sei lì. Però così non si dà, è normale, perché poi siamo impostati nell'educazione, anzi, invece questo è un percorso di libertà, quindi è differente. Possiamo andare, se gli altri mangiano, cioè tutti che mangiando diavolo, all'inizio arriva sempre un po' di scombulo. Io la prima volta, dopo il primo processo, ho preso l'aereo il 22° giorno, sono andato a Parigi, era Natale, e mi sono seduto con 13-12 e mi sono seduto con quel piatto vuoto. Ero magro, mia madre mi dava dell'ice che c'hai, perché in 21 giorni un po' un attimo ti fa una diminuzione un po' troppo rapida, quindi puoi avere un aspetto un po' strano. Per la mamma. Pensa alle mamme che mangiano. Sì, molto scomodato mangiare. All'inizio, passati 5 primi minuti che ti vedo il contatto vuoto, io sono un po' così, un capricorno, ho cresciuto, metto i piedi nel piatto, e ho preso un succo di frutta, così per passare il pranzo di Natale, per il pranzo di Natale, il primo pranzo di Natale, così a pranzo. E tutti quanti dopo non fanno più un caso, accettano, anche loro vogliono mangiare, vogliono stare bene, quindi non si fanno più i problemi, no? sei tranquillo e si va avanti così, quindi non è neanche un problema questo, è una scelta tua, non devi essere te, devi essere sapere quello che stai facendo, devi fare col cuore. Sì. È un po' una via adesso, un po' ecco, per chi sceglie di fare questo, infatti sono ancora pochi che faccia, diciamo, una scelta di vita, però sta venendo fuori sempre di più. Io non lo vedo perché ho creato un gruppo su Facebook e poi ne ho creati tanti, adesso c'eravamo 8 lingue, anche in Lituania abbiamo creato un gruppo Facebook, e il gruppo italiano sta andando molto forte, sono una ventina di livello 3 sopra, quindi ultimamente ieri ero al telefono con Michele di Roma, che è 26enne, è un medico, ed è un anno che ogni 15 giorni, adesso 20 giorni, 10 giorni, mangia un po' di noce con un po' di miele e basta. È vero, un medico che vive questa realtà è qualcosa. Possiamo andare a conoscere, perché bisogna che li chiamino i pezzi insieme e capire meglio come funziona tutto. Perché a me, come avete visto, mi chiamano anche i media, in TV, a condividere questa cosa, perché c'è una necessità nello Spirito Santo. Cioè l'intelligenza creatrice, fondatrice di ogni cosa, ci vuole bene, ci è sempre voluto bene, è sempre in noi questa cosa, il nostro seme è tutto, è immortale ed è eterno, quindi siamo solo un po' distratti nella nostra vita, quindi basta che rimettiamo le cose nell'ordine e si recupera tutto e si entrerà in una civiltà umana di oro, lo stato naturale dell'essere, dove si incomincia e da lì si incomincia cose nuove,
se incomincerai a usare 20, 30, 40, 50 per cento dell'essere, anche di più, fino al 100%. E Raffaella è l'esempio di qualcosa che può accadere a tutti, e con tutte le altre potenzialità che abbiamo nascoste. L'epigenetica di oggi, che spiega come possiamo, il nostro codice genetico è come un libro di cucina, a seconda di quello che vogliamo accade. E questo, quindi se vogliamo che accada l'alimentazione pranica, accade, è un fenomeno quantico. L'intenzione, abbiamo il governante della nave, diamo la direzione e tutta la nave va verso di là. Ci sarà il vento, ci saranno i problemi, però va, l'intenzione va data in quella direzione. Se non si comincia mai, non si va mai. E noi abbiamo questa capacità come essere umani, l'intento di scegliere dove. E ci forgiamo un attimino. Io vivo in città, piccola città, un po' più grossa di Bra. Dove? A Chiavari. E l'altro, ma questa settimana è stato. Vabbè, io non sto sempre con l'interruttore del terzo occhio acceso per vedere Laura, o la devo vedere perché una persona vuole, o altrimenti sperimento le mie cose. O altrimenti quando mi arriva spontaneo sento che sono le mie guide che dicono guarda qua. Fatto vedere un po' di cose camminando per le vie di Chiavari, tutte le forme a pensiero che le persone mettevano, perché hanno questa mente elabora, sapete che cos'è la forma a pensiero? Spiegala un po' cos'è. Allora, tutto ciò che noi pensiamo prende forma e vita. Ci sono appunto forme, pensiero, già le parole. Può essere un'idea fissa o una forma pensiero? Beh, se la continui a alimentare, ci dai sempre forza, e questa forma pensiero ti giuce energia. Perché è vita, è una cosa, è un tuo figlio, è come se fosse un tuo figlio, sì. E ti continua ti chiede cibo e tu lo alimenti. Sei in balia se non governi te stesso. Ci sono anche forme pensiero di amore, ma sono prive di attaccamento e quindi volano e nutrono il tutto. Ma può essere un'idea che prende il posto della ragione, allora? Sì. Ti possono possedere queste forme pensiero, cioè non sei più cominci a possedere le forme pensiero, ti possiedono. I miei egregori ti possiedono. Quindi si può anche dire anche pregiudizio. Può essere, tutte le emozioni alimentano le forme pensiero. È un'energia. Quelle alimentate da emozioni basse ristagnano proprio nel campo, nell'aura della persona. Vedi proprio come una nuvoletta grigia, quindi già il colore lo dice cosa può emanare, con dentro o volti o filmati questa vita e vite anteriori, e c'è un filetto che va a rompere gli strati aurici fino ad arrivare al corpo fisico per generare una malattia. E mi portavano proprio mentre camminavo a captare pensieri e un pochino le forme pensiero, ma semplicemente per dire guarda che cosa c'è in una città. E io dico va bene, sono immersa qua, però non entri come vittima, no? Dici ok, adesso agisco, mi fortifico, vado avanti dritta per il mio obiettivo, lì voglio essere e prendo conoscenza di me, no? In un ambiente magari anche un po' difficoltoso, però potenzio il mio essere, quindi tutto diventa un trampolino di lancio fantastico. Riuscire a non farsi possedere anche dai pensieri degli altri, perché quando noi siamo vicini uno all'altro, il suo campo energetico è mescolato al mio, quindi le informazioni, cioè ci scambiamo le informazioni e anche i pensieri, noi non ce ne rendiamo conto, le emozioni. Ma scusa, allora il tuo compagno, il tuo marito ha dei problemi, perché tu lo vedi. No, non sono così, a guardare no. Entrare nel ritmo, anche se magari domani sarà così, perché no? Ma non diventa un problema. No, ma no, era una battuta per capire, sì. No? Cioè, ma qualunque no, quando persona... tu vedi queste cose, no? Sorry, per drammatizzare un po', però
perché lui si era già drammatizzato, capito? Allora, capito, quando tu stai spiegando che vedi queste forme, forme pensiero, forme. Sì, ok, io sono in relazione con te, cioè voglio dire, io non sono tranquillo di quello che penso, magari tu, cioè quello che stai. Ma allora, quello che voglio arrivare io a innescare è anche un meccanismo di telepatia, perché usiamo tutti gli aggeggini, noi senza oggetti non si può campare. E stessa cosa è per l'alimentazione pranica, ben vengano, perché sono un aiuto oggigiorno per comunicare, però andiamo anche avanti. E mi piace studiare questo. Allo stesso tempo, allora, uno, non sto sempre lì a guardare le persone, perché anche questo è un cambiamento, nei campi, nei strati sottili della persona, e quindi è faticoso anche questo, e probabilmente, anzi lo vivo, stando in prana diventa sempre più semplice, perché hai delle vibrazioni differenti. Allo stesso tempo, quando tu sei in contatto con i pensieri, le forme pensiero, il campo energetico e capti, sei sensibile, conosci lo stato di neutralità privo di giudizio, perché comunque lo stato di sofferenza del mentale, di tutto quello che è emozionale, l'ho vissuto anch'io, quindi è normale, punto uno. Punto due, e anche questa è conoscenza di se stessi, perché io mi chiedo se nel momento in cui io sono così spiritualmente e fisicamente in toto, con tutto il mio essere così puro, questa persona magari un domani potrebbe subito innescare un meccanismo di autoguarigione istantaneo, no? Perché così con grandi maestri. Ce l'hai nello stesso modo. L'obiettivo nostro non è focalizzarsi su cosa pensa quella persona, ma comunicare da spirito a spirito, no? Da quella scintilla a scintilla, entrare così in comunicazione. Oltre. Perché usi amore, quindi in quel caso lì c'è giudizio, vera c'è comunicazione, esatto, c'è comunicazione d'amore, non è, cioè, possono essere luce, quindi. Queste domande me le facevo anch'io con chi mi ha portato a vedere la cosa, anche l'altra persona, se al tuo livello va bene, ma se a un livello che è più basso avrà dei problemi, perché non è così elevato come stai parlando tu, no? Anche se adesso ho capito cosa dicevi. Sì, ma probabilmente non si pone neanche certi problemi, non si certe domande. Non li vede neanche. Ma io vado avanti per la mia strada, quindi, indipendentemente da chi è, con chi sono. Sì. Certo. Scusa, io sono anche di quelli curiosi, perché se inizio la domanda non finisco. Ma quando dicevi che la tua esperienza è stata, hai iniziato per conto tuo prima di fare, chiamiamolo, questo corso, questo decorso di 21 giorni, hai iniziato da solo e hai proprio da oggi a domani basta di me, cioè basta. È successo in questo modo. Prima ho visto il documentario che girava. Il documentario che si chiama Vivere di Luce, ero in Francia e la mia compagna dell'epoca era naturopata, osteopata, quindi aveva questo genere di informazione. Lei non lo praticava, diceva, ah, ci vediamo un film e quello. Il documentario che ti fa vedere alcuni di questi, e il documentario l'ha girato lui e ha fatto vedere queste due cose, no? Quindi l'aspetto scientifico, cosa dicevano i medici e queste persone, quindi c'è il punto e lascia con un punto interrogativo. E mi ha lasciato con un punto interrogativo, io che sono un ricercatore della libertà, questo è stato per me una cosa, se è vera la devo scoprire, se, per sapere se è vero o no, se è una muffa, la prima cosa che ti viene in mente, dici, ma cioè, è possibile che a 40 anni non sai questa cosa, no? Ti dici, no, è stupido, è dato, non può essere me, è sempre quello, no, il problema è, no, invece è stupido, in certo modo. Mi sono informato sul web, che so come usare internet, quindi mi sono ben informato e ho visto che era troppa gente coinvolta, non può essere troppa gente di varie cose, vari spunti, cose nella storia, così tutte le informazioni arrivano, ho comprato libri, il libro di Henri Mouffon in francese, Jasmine, ho comprato il libro di Werner, un tedesco, ho comprato
pubblicato un altro libro, mi sembra, l'hai titolato